Certamente non è possibile dirlo con assoluta certezza, ma io credo che non esista una sola canzone sulla Vergine Maria che non contempli innanzitutto la sua umanità. Non nel senso di compassione, afflato, ma proprio di appartenenza al genere umano. La Madonna era una ragazza ebrea, probabilmente di 15-16 anni al tempo dell'annuncio dell'angelo, con la sua storia, le sue domande, la sua famiglia. Spesso viene posto l'accento proprio su questo, essere Maria una donna umile, non una Wonder Woman, ma una persona umana, alla cui libertà, osiamo dire, seguendo orme ben più illustri delle mie, è il divino stesso a sottomettersi. E come umana, terrena, potremmo dire, la domanda di Maria all'angelo, com'è possibile? Non conosco uomo. Proprio per questo, nel mettere mano al mio libro E te ne vai fra l'altra gente, un florilegio di 33 canzoni dedicate tutte a Maria di Nazareth, ho voluto iniziare proprio con questa canzone dell'artista statunitense Patty Griffin, un brano dal titolo inequivocabile, tratto dal secondo album della cantautrice, originaria del Maine, che anni dopo vinse anche un Grammy Award con un altro album nella categoria Traditional Gospel. Un artista che non ha mai dimenticato la fede cattolica in cui è cresciuta, anche se lei stessa si definì una cattolica un po' lapsed, diremmo un po' annacquata, come usiamo dire anche noi, non praticante o non molto convinta. Eppure, afferma in alcune interviste, non ha mai potuto dimenticare la voce di sua madre che le cantava canzoni religiose. Cattolica malgrado se stessa, potremmo dire. Ed ecco, in questa canzone si fa emergere l'umanità semplice della Madonna, coperta di rose ma coperta di ceneri, coperta di figli, coperta di ferite, come a simbolizzare il carico di sofferenze del mondo intero. Maria, tu metti via il lenzuolo, il sudario di un altro uomo, cresci un altro figlio e poi lo perdi, ma stai sempre vicino a noi. E dentro questa quotidianità si muove anche la bellissima immagine del ritornello. Gesù disse: «Madre, non posso stare nemmeno un giorno in più». E mentre già gli angeli stanno cantando le loro lodi in un tripudio di gloria, lei rimane qua e comincia a pulire il posto. Musicalmente siamo di fronte a una ballata. Non dimentichiamo che l'artista ha origini irlandesi, presentando infatti la canzone in un live reperibile su YouTube, dice che deve esserle stata ispirata dalla nonna, per l'appunto proveniente dall'Irlanda. Di solito agisce in ambito comunque country folk. L'arrangiamento della versione originale è affascinante. La voce si staglia con il suo timbro riconoscibile e illustra il racconto, colorandolo di verità. In diversi commenti sulla canzone si riscontra proprio il fattore messo in luce prima, quello dell'umanità della Madonna, madre di tutti e in cui le madri che soffrono possono riconoscersi. E nella stessa libertà che ha contraddistinto lei, liberamente è possibile a tutti chiederle aiuto. Mary,
out in secret. You could.